Buongiorno, sono ormai un bel po' di mesi che il progetto Sibater è stato avviato e operativo da più di un anno. Si tratta del progetto di supporto istituzionale all'attuazione della Banca della Terra che il governo ha affidato ad ANCI IFEL per fornire supporto tecnico ai comuni per la realizzazione di attività di censimento del proprio patrimonio di terre inutilizzate da molto tempo, per poi con avviso pubblico affidarle a giovani in età 18-40 anni sulla base di progetti di valorizzazione. Un breve riepilogo dell'oggetto del progetto che, ripeto, ormai molti di voi conoscono ed è operativo da tanto tempo. Oggi parleremo di esperienze e opportunità che lo strumento delle cooperative offre alle comunità locali. E una breve introduzione di contesto. Fin dall'avvio del progetto Sibater ci è stato chiaro che il target progettuale fosse duplice. In primis, naturalmente, i nostri destinatari sono i comuni. Le amministrazioni comunali sono i destinatari dei servizi di supporto Sibater per tutte le attività della complessa filiera amministrativa e di pianificazione strategica che all'esito del censimento porta a un piano di valorizzazione del proprio patrimonio di beni comuni. Piano di valorizzazione che riteniamo sarà tanto più efficace se inserito in una strategia complessiva di sviluppo locale che coinvolga sistemi territoriali intercomunali, soprattutto in presenza di comuni di piccole e piccolissime dimensioni. D'altra parte, fin dai primi incontri territoriali di presentazione del progetto Sibater, ci è risultato evidente che l'individuazione e la realizzazione degli obiettivi strategici di questi piani di valorizzazione territoriale vede un ruolo centrale del partenariato economico-sociale, degli stakeholders del territorio, in grado di esprimere proposte progettuali e strumenti innovativi, candidandosi così alla gestione dei terreni resi disponibili dai comuni. Per questo motivo, fin dall'avvio, anzi come attività preliminare all'avvio delle vere e proprie attività di affiancamento ai comuni e ai territori, il gruppo di lavoro di Sibater ha ritenuto di lavorare alla costruzione di una solida rete di partners, sia istituzionali come il Servizio Catasto dell'Agenzia delle Entrate o il CREA, che è l'ente in-house del Ministero dell'Agricoltura, ma sia nel mondo del partenariato economico-sociale. Su questo fronte attualmente sono 12 gli stakeholders che hanno sottoscritto un accordo quadro di collaborazione con Sibater, oltre ad altri players nazionali che di fatto e anche regionali che di fatto hanno avviato forme di collaborazione più light, anche diverse, con il nostro progetto. Tra i protagonisti che hanno sottoscritto l'accordo quadro, i relatori del webinar di oggi. Innanzitutto Confcooperative, che ringrazio per la collaborazione sempre estremamente qualificata e la disponibilità costante che hanno dimostrato per il nostro progetto fin dall'avvio. Per il seminario di oggi, Confcooperative ha mobilitato, oltre alle direzioni centrali, alcune delle sue articolazioni territoriali, oltre alle cooperative Coraggio e Capodarco, che sono loro associati e partners di Sibater fin dall'avvio del progetto. Venendo al tema di oggi, lo scorso 7 febbraio con un altro partner di progetto, LegaCoop, abbiamo avviato la riflessione sullo strumento cooperativo e il suo ruolo, per lo sviluppo delle comunità locali. Durante il seminario di febbraio è stato illustrato e commentato lo strumento delle cooperative di comunità. Con il webinar di oggi, vorremmo arricchire questo quadro,
Oltre ad approfondire lo strumento delle cooperative di comunità con Confcooperative e le eccellenze della regione Abruzzo in questo settore, avremo le testimonianze della cooperativa Coraggio che approfondirà una delle possibili forme di valorizzazione delle terre pubbliche, quelle dell'agricoltura multifunzionale e della complessa filiera ad essa connessa. E la cooperativa Capodarco, con l'esperienza dell'agricoltura sociale e dell'opportunità di offrire sviluppo economico alle comunità locali, uno sviluppo economico che sia solidale e sostenibile dal punto di vista sociale. La riflessione sul recupero e la valorizzazione della terra è naturalmente il cuore del progetto Sibater, ma in questo momento di emergenza sanitaria il tema ci comincia a far intravedere un ruolo ancora più rafforzato della terra con ulteriori profili di innovazione che potranno giocare un ruolo importante nella ripresa del sistema paese. E sospese le attività in presenza, il gruppo di lavoro Sibater ha ritenuto che questo fosse il momento per rafforzare le attività di supporto trasversale che raggiungano il maggior numero possibile di destinatari, come i webinar, in modo da tornare sul territorio con strumenti di affiancamento ancor più efficaci. Quindi il tema sopra accennato del ruolo della terra e delle attività ad essa connesse per la ripresa delle comunità locali verrà dunque senz'altro approfondito anche con i nostri partners di progetto. Nel frattempo, però, abbiamo appunto, come accennavo, potenziato anche il piano webinar di cui fa parte il seminario di oggi e stiamo mettendo a disposizione nuovi vademecum, linee guida, kit di strumenti e atti amministrativi che consentano alle amministrazioni comunali intanto di avviare le attività di rafforzamento della conoscenza del proprio patrimonio di terre pubbliche e anche eventualmente avviare una prima ricognizione delle terre private disponibili sul territorio comunale. Ed è proprio sotto questi due profili che proprio di recente il progetto ha arricchito il primo vademecum sul censimento delle terre pubbliche disponibile da tempo sul sito della Fondazione IFEL. Ha arricchito questo vademecum con due kit di strumenti e atti e modelli che i comuni possono applicare per avviare le attività in discorso. Il primo kit è stato pubblicato la scorsa settimana e riguarda la ricognizione e il coinvolgimento di terre private in processi di valorizzazione del territorio. Nei prossimi giorni si aggiungerà il secondo kit che va ad integrare il vademecum sul censimento, che è un kit che raccoglie strumenti, atti amministrativi, modelli procedurali che sono utili all'amministrazione comunale per avviare le attività di ricognizione del proprio patrimonio di terre, in modo da trovarsi pronti eventualmente poi a rafforzare l'attività con l'affiancamento Sibater. Tutti i prodotti a cui accennavo, come già detto, sono disponibili sul sito della Fondazione e sulla pagina Facebook del progetto. Inoltre, i due kit sul censimento saranno ulteriormente approfonditi in un webinar dedicato in programma a fine aprile. Vi accenno invece che il prossimo webinar Sibater è previsto per il 15 aprile a cura di Francesco Monaco, che è il project manager Sibater, che oggi avrà il compito delle conclusioni. E il focus del prossimo seminario riguarderà le strategie di sviluppo del territorio come cornice necessaria ai piani di valorizzazione delle terre perché questi siano veramente efficaci e sostenibili, come accennavo prima.
Nel webinar del 15 aprile saranno illustrati metodi di definizione delle strategie di intervento in questo senso in Italia, ma anche nei paesi OCSE. La focalizzazione per l'Italia sarà sulla strategia nazionale aree interne e verranno anche illustrati dei progetti d'area che riguardano le filiere di valore nel campo dell'agricoltura. Per quanto riguarda lo specifico dei servizi del progetto Sibater, le slide di cui qui ho aperto solo una pagina sono a disposizione da tempo, ma verranno ulteriormente messe a disposizione tra i materiali del webinar. E quindi potrete approfondire l'oggetto dei servizi messi in campo dal progetto. Per quanto riguarda il tema di oggi, tornando alla nostra collaborazione con i rappresentanti del partenariato economico-sociale, in questi mesi di interazione, di lavoro congiunto, abbiamo appunto attivato l'attenzione sullo strumento cooperativo, perché effettivamente, come ci dice il titolo, ci siamo resi conto che è uno strumento che può offrire grandi opportunità di sviluppo della comunità locale, e poiché l'obiettivo di Sipater è creare occupazione giovanile, dare, come diceva il titolo delle nostre slide, ai comuni un'opportunità di sviluppo, ma un'opportunità di sviluppo che sia sostenibile economicamente e socialmente, sicuramente lo strumento della cooperativa è uno strumento estremamente interessante. Continueremo ad approfondirlo, continueremo a ragionare su tutte le opportunità connesse con i nostri partner. Non voglio rubare altro tempo perché i relatori sono veramente tanti e affido l'introduzione del tema specifico di questo webinar al dottor Giuseppe Da Conto, che è il prossimo relatore di oggi, Confcooperative. Grazie Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Intanto un abbraccio virtuale a tutti i colleghi in questa situazione veramente paradossale che stiamo vivendo. Grazie a Simona e a Francesco per l'introduzione e l'organizzazione del webinar che abbiamo pensato di esperienze, di pratiche a partire appunto dall'esperienza del fondo mutualistico di Confcooperative nella promozione delle cooperative. Per le comunità, diciamo, webinar esperienziale anche perché riteniamo che le politiche, se si pensa alle politiche di coesione, ma anche al decreto Resto al Sud, un po' da dove è partita l'esperienza delle banche delle terre, le politiche funzionano meglio, se trovano, diciamo, nei partner economici, nel partenariato economico e sociale, un partenariato mobilitato, attivo, consapevole e che offre, diciamo appunto, spunti e esperienze da valorizzare, da mettere a sistema. E, in questa breve presentazione, rubo veramente 10 minuti, non di più, forse anche meno, vorrei raccontarvi cos'è Fondo Sviluppo, un fondo mutualistico di Confcooperative, perché siamo impegnati diciamo nel finanziamento, nella promozione di cooperative anche in ambito comunitario, diciamo, le cooperative di comunità, e vi racconto dei risultati del bando del 2018, questa prima esperienza di bando promozionale per le cooperative di comunità, e vi racconto anche del bando in corso, in vigore per il 2020. Fondo Sviluppo, che è il fondo mutualistico di Confcooperative, promosso da una legge del 1992, legge che ha promosso poi i fondi mutualistici anche per le altre centrali cooperative italiane. Sono un po' un unicum italiano e sono fondi non a scopo di lucro, di proprietà delle centrali cooperative. Nel caso di Fondo Sviluppo, Confcooperative è il socio di maggioranza, ma sono associati anche
Sono soci anche del fondo, le banche di credito cooperativo per tramite della loro federazione nazionale. Che fanno questi fondi? Raccolgono il 3% degli utili sostanzialmente annuali delle cooperative aderenti alle associazioni e li rimettono nel sistema per finanziare cooperative, promuoverne di nuove, quindi finanziarne anche cooperative, consorzi ed enti controllati esistenti, ma anche finanziarne e promuoverne di nuove e poi finanziare interventi formativi per i dirigenti delle cooperative, per le cooperative e poi studi e ricerche di interesse per il movimento cooperativo. La legge del 92 aveva assegnato, ha assegnato, perché sono tuttora validi, dei criteri preferenziali per diciamo, orientare questa mole di risorse, che sono l'incremento dell'occupazione, l'innovazione tecnologica e lo sviluppo del mezzogiorno. Ecco che proprio su questo aspetto, diciamo, i fondi hanno una loro peculiarità che ben si adatta alle tematiche del progetto SIBATER. Il fondo mutualistico nell'ultimo esercizio ha raccolto più o meno 23 milioni di euro dalle cooperative aderenti a Confcooperative in utile, quindi oltre 6.000, e dalle banche di credito cooperativo e li ha rimessi nel sistema, soprattutto, diciamo, un po' un'esperienza particolare nostra, tramite interventi promozionali o interventi in convenzione con il credito cooperativo, essenzialmente il Crea Banca Impresa, ma abbiamo di recente anche rinnovato una convenzione con Banca Etica e poi attraverso strumenti appunto di promozionali come i bandi, interventi diciamo legati al finanziamento di micro cooperative o cooperative di medio taglio e poi soprattutto partecipazioni, tant'è che il fondo è una sorta di merchant bank cooperativa e interviene nel capitale sociale, quindi nell'equity di 80 imprese per un valore sostanzialmente di attivo complessivo di oltre 200 milioni di euro. Perché è uno strumento dedicato alle cooperative di comunità? Un po' ve lo dicevo, il tema del mezzogiorno che è tra i criteri preferenziali dell'attività dei fondi mutualistici e quindi anche di fondo sviluppo, ma anche perché della metà delle 79.000 cooperative attive italiane dati Infocamere, Camere di Commercio, 48, quindi il 50%, il 48,5% sono attive e risiedono nelle regioni del Mezzogiorno, quindi il movimento cooperativo nel Mezzogiorno è ampio e diffuso, tre regioni su nelle prime cinque sono del Mezzogiorno per numero di cooperative, ma ovviamente è un movimento cooperativo un po' più debole perché conta più o meno un quinto degli occupati cooperativi italiani complessivi. Quindi un primo dato. Un secondo dato, la tipologia, diciamo, la diffusione nelle aree interne. Dati non del tutto recentissimi, però un quarto delle cooperative aderenti a Confcooperative risiedono nelle aree interne. Sono essenzialmente queste qui, 6 su 10, cooperative sociali e agroalimentari, un po' più deboli rispetto al resto dal punto di vista economico, patrimoniale, occupazionale rispetto al resto delle cooperative italiane. Quindi un focus non potevamo non permettercelo, diciamo, su questi temi, stante un po' i dati. Ecco allora, il bando del 2018 aveva l'intenzione appunto di promuovere le cooperative di comunità ed è stato un bando ovviamente sperimentale, ma siccome l'esperienza è stata abbastanza positiva, appunto ne abbiamo riproposto un altro quest'anno. All'epoca i beneficiari erano appunto cooperative e consorzi neocostituiti o in costituzione, con un requisito geografico ben definito, quindi dentro le aree interne o dentro aree a rischio spopolamento, impoverimento, con un'altra caratteristica economica, diciamo di attività imprenditoriale importante, cioè multi attività, cioè avevamo previsto non, che fossero appunto abbastanza intersettoriali o con scopi mutualistici plurimi, e che ci fosse un ingaggio dei cittadini e delle comunità in maniera importante. Il bando del 2018 lo spiego ora, poi sostanzialmente
cosa offriva il bando 2018 e in pratica anche quello che offre il bando attuale, diciamo con alcune piccole accortezze, un mix agevolativo tra grant, quindi fondo perduto, premio di nascita o abbattimento del concorso in conto interesse e abbattimento del concorso in conto interesse, oppure appunto finanza agevolata, debito, microfinanze, perché parliamo di importi fino a 30.000 euro. E in più, cosa diciamo che è importante per questo tipo di cooperative, spesso diciamo, di start-up difficili per problemi insomma, anche di contesto, i servizi di consulenza e accompagnamento. Questo era un po' in più avevamo previsto una piattaforma comune di fisica, in questo caso una community come un luogo di confronto e apprendimento collettivo dove queste esperienze si sono confrontate negli anni e hanno anche riscontrato sono cresciute ecco, nel loro fare quotidiano. Abbiamo finanziato 33 cooperative, gran parte start-up, 28 cooperative, 16 cooperative di produzione lavoro, 8 cooperative sociali e 3 cooperative agricole. Gran parte delle cooperative insediate, diciamo non tutte, ma gran parte insediate nelle aree periferiche e ultraperiferiche, secondo appunto la classificazione delle aree interne. Le richieste sono state intorno ai 560.000 euro, non tutti hanno chiesto, diciamo, la finanza, ma hanno chiesto spesso solo l'accompagnamento imprenditoriale e il fondo perduto, quindi il concorso in conto interesse o il premio di nascita. Questo per dire che sono spesso anche casi in cui cooperative ce la fanno anche da sé interessante, diciamo, approfondirle. Come attività interessate ora le racconteranno perché poi sono delle esperienze che vengono dopo, quindi Giovanni e Massimiliano potranno un po' raccontare le caratteristiche un po' delle attività di queste cooperative. Nel complesso abbiamo visto, guardando un po' i bilanci negli ultimi 4 anni, che sono cooperative che dal 2015 al 2018, guardandole un po' in maniera aggregata, sono cresciute in termini dipendenti, in termini di fatturato, però sappiamo bene essere nel complesso un panel di imprese che vive contesti economici e sociali difficili. Il bando attuale, che era inizialmente previsto per questo primo semestre dell'anno, ma ovviamente è stato prorogato. Sostanzialmente prevede gli stessi beneficiari con un criterio geografico appunto legato alle aree interne, ai piccoli comuni, aree urbane degradate, ma abbiamo anche inserito un po' per appunto supportare le attività sulla valorizzazione delle terre pubbliche anche i comuni con aree agricole incolte abbandonate secondo appunto il decreto insomma, Resto al Sud. Il plafond attuale è di fino a 1 milione di euro, quindi abbiamo un po' aumentato la capacità, diciamo, di spesa del fondo su queste iniziative. Ribadiamo che devono essere cooperative che svolgono più attività economiche, in cui ci deve essere un forte criterio, diciamo, di partecipazione da parte della base sociale all'attività e la comunità deve essere veramente ingaggiata. Cosa offre? Offre appunto un premio di nascita fino a 5.000 euro per le neo costituite, quindi questo è proprio un grant, un abbattimento del tasso di interesse totale su finanziamenti di una BCC locale fino a 30.000 euro, oppure in alternativa un mutuo diretto da parte di Fondo Sviluppo sempre fino a 30.000 euro a condizioni abbastanza agevolate, tasso fisso dello 0,8 con la garanzia del Coperfi d'Italia. In più abbiamo aumentato il contributo che riversiamo alle cooperative per coprire i loro costi, diciamo, per i servizi di consulenza e accompagnamento imprenditoriale che la rete di Confcooperative offre loro, così da supportarle in maniera più puntuale, più forte nella crescita della loro capacità, diciamo, di attività e di management delle loro
imprese. In più, in questo bando abbiamo previsto anche la possibilità di offrire alle cooperative che risulteranno vincitrici la raccolta di video di storytelling delle loro esperienze, e la community che abbiamo già sperimentato nel primo bando diventerà anche una community virtuale, appunto per agevolare l'apprendimento e lo scambio collettivo. Guardate pure sul sito di Fondo Sviluppo tutti i materiali ne necessari, insomma, per far crescere queste esperienze e poi presentare ovviamente al fondo la richiesta di finanziamento. Sentite anche, dovrebbero essere collegati anche i colleghi Vittorio Ventura per Fondo Sviluppo e Matteo Bettoli per Confcooperative, che sono un po' i referenti del bando, che sono a disposizione per darvi qualche dettagli in più. Abbiamo previsto anche dei moduli specifici per partecipare a questo bando, e sono tutti sul sito, è abbastanza open, e siamo ovviamente a disposizione per provare, diciamo, ad aumentare, appunto, come si diceva in premessa, le opportunità di lavoro e di impresa nelle comunità locali del nostro paese in misura maggiore nel mezzogiorno d'Italia. Grazie per l'attenzione e vi ringrazio per la vi ringrazio per spero che sia tutto stato chiaro. Comunque sono a disposizione per ulteriori informazioni durante il webinar. Ora passerei la parola direttamente a Giovanni, che eccolo qui, che ci racconta. Bene, buongiorno anche da parte mia a tutti quanti, vedo che siamo davvero, davvero tanti. Allora provo a fare un ragionamento sulla cooperazione di comunità dentro al contesto attuale, tutto sommato anche di questi giorni, e dando qualche chiave di lettura, potremmo dire addirittura hardware e software, rispetto a ciò che occorre per svilupparla e quali processi deve attivare, su quali processi deve contare. Poi dopo di me ci sono esperienze molto significative che potranno addentrarsi più decisamente sui casi e sui racconti. Io in un qualche modo sto più sui fenomeni, seppur con qualche riferimento a esperienze pratiche. Vedete che già il titolo in un qualche modo orienta a questa chiave. Comunità intraprendenti che hanno alle spalle abitanti e davanti a loro processi di cooperazione e magari anche appunto cooperative di comunità. Sulla parte descrittiva delle cooperative di comunità starei poco, anche perché avete già avuto occasione proprio grazie a questo progetto e molto già in giro per l'Italia si è detto a questo proposito, ma per farla molto breve su questo punto potremmo dire che cooperativa di comunità è semplicemente un gruppo di abitanti di un paese o comunque di persone che adottano un paese o un luogo, che si costituiscono in impresa per continuare, riattivare, attivare qualcosa, no, delle cose lì esemplificate, un luogo, un servizio pubblico, un bene, un patrimonio comune, un'attività economica, eccetera. Nel tempo abbiamo anche avuto modo di analizzare meglio i fenomeni e i casi, e quindi adesso nella slide si vede poco, però quasi ci siamo avventati in audaci classificazioni, molto arduo, molto insidioso classificare le cooperative di comunità, la cooperazione comunitaria, perché in realtà, come sappiamo ormai, ogni caso è un'esperienza a sé, potremmo dire ogni paese, ogni luogo, ogni esperienza, un tipo. Perché è un racconto molto specifico, davvero tutte peraltro molto dense di apprendimenti possibili e quindi un campionario universale, davvero molto molto interessante per tutta la cooperazione, secondo noi anche per l'innovazione dei contesti sociali ed economici, anche oltre le esperienze delle cooperative di comunità, in un qualche modo proprio a partire dalle aree interne, ma anche nelle aree metropolitane oggi.
un'esperienza laboratoriale e di sperimentazione pratica sul campo, pensata direttamente sui territori, capace oggi di alcune chiavi di lettura sullo sviluppo locale a disposizione di tutti, anche in altri campi, anche in altri settori, anche in altri territori. Qua appunto è troppo piccolo il testo, la slide, però è una pagina di Riabitare l'Italia di Donzelli, dove si è avuto l'opportunità, ho avuto l'opportunità di tentare una classificazione del fenomeno. E allora lì abbiamo parlato di cooperative paese, laddove appunto è un paese che complessivamente trova nella formula cooperativa la propria continuità, oppure la propria o la riattivazione di una propria socialità e di una propria economia. Cooperative comunitarie di lavoro, nelle quali dietro le spalle abbiamo una cooperativa di lavoro classica, ma che riesce a riattivarsi perché è connessa, intrisa dell'elemento comunitario, perché è completamente parte e partecipante il proprio contesto sociale e territoriale. Abbiamo esperienze in questo senso molto, molto significative. Così anche come cooperative di comunità che abbiamo detto elettive o di luogo, oppure di scopo, perché un singolo teatro, un singolo patrimonio ambientale o storico sono state oggetto di un'iniziativa comunitaria che si è tradotta poi in una cooperativa. Oppure cooperative municipali, laddove l'intervento e l'iniziativa pubblica municipale del comune in particolare, oppure del parco nazionale o di un insieme di entità locali, istituzionali, ha dato l'input iniziale, il progetto pubblico, collettivo, più generale, nel quale poi si è introdotta come strumento, come infrastruttura la cooperativa di comunità. E ancora, per concludere questa parte, cooperative sociali comunitarie. È molto ampio il fenomeno delle cooperative sociali così come le conosciamo. Sia di tipo A che di tipo B, che hanno portato ulteriormente fuori, anche oltre la mutualità esterna che già sviluppavano, per adottare tutto un proprio contesto comunitario come soggetto vulnerabile da accompagnare e quindi mettendo insieme il proprio progetto socio-assistenziale di inclusione lavorativa specifica con l'inclusione di un intero territorio e un processo inclusivo più generale. Ecco, andiamo a una definizione prescrittiva, cioè cosa occorre, quali sono, dicevamo all'inizio, i fondamentali ai quali fare riferimento. E qui l'aggancio è più complessivamente a quello che possiamo chiamare comunità, come se per fare cooperazione di comunità dobbiamo intenderci su cosa è, secondo noi, comunità in questo tempo storico e nei contesti che trattiamo, che abitiamo. Il collegamento può essere anche proprio al contesto che viviamo oggi, alla trasformazione nella quale siamo immersi con questa crisi, no? Drammatica, gravissima, che stiamo tutti patendo e tutti attraversando e tutti cercando di interpretare rispetto anche alle visioni della riapertura e futura, non solo fase 2, anche fase 3, 4 e il nuovo mondo. In un qualche modo il laboratorio delle cooperative di comunità ci aiuta anche in questo senso, perché tutte le chiavi interpretative sui fondamentali della cooperazione di comunità, vedremo, è come se fossero confermati in questo guado, in questa transizione e per la nuova visione anche di riapertura e sviluppo, ma addirittura più profondi e più estesi. Oggi non è lo sguardo di una comunità non è solo legata a un bene specifico da riattivare
per la propria continuità, ma probabilmente è sulla riattivazione di tutto il proprio territorio. Con alcuni comuni del Piemonte pochi giorni fa parlavamo non più di cooperativa di comunità specifica per uno specifico bene, una specifica attività o servizio, ma di una consorzialità comunitaria che si fa carico dell'accompagnamento e del sostegno perché ce ne sarà bisogno di tutti i soggetti nuovamente vulnerabili, oppure complessivamente della riapertura delle attività chiuse e fortemente, drammaticamente danneggiate da questa chiusura e da questa crisi. Tutti in un qualche modo avranno bisogno e nuovamente bisogno di una filiera orizzontale, di un contatto comunitario, di una, diciamo, di un community bond in un qualche modo, cioè di una risorsa che trova anche un valore aggiunto territoriale, una sua distribuzione, una sua possibilità di utilizzo comune e insieme. Allora, quali questi fondamentali? Il primo hardware sembra quasi inutile dirlo, ma sono gli abitanti. Su questo però la cooperazione di comunità ci ha insegnato ormai che l'abitante non è più esclusivamente, non più solo, addirittura in alcuni casi non più il primo, l'abitante del cognome, della tradizione naturale, del figlio nativo. Oggi l'abitante è colui che sceglie intenzionalmente e nuovamente di abitare il suo territorio, di prendersene cura. Non chi risiede in un luogo o non chi semplicemente è legato da una tradizione parentale di sangue a quel luogo, ma chi nuovamente, intenzionalmente su quel luogo fa un'opzione, dichiara pubblicamente una scelta. Chi se ne sente proprietario non tanto perché lo dice il catasto, ma perché lo dicono i suoi gesti, perché lo dicono la sua memoria oppure la sua conoscenza nuova e la dichiarazione pubblica di volersene occupare per sé, per gli altri, per la tradizione che ha di fronte, non quella che ha alle spalle. Chiaramente quindi il primo innesco è culturale. E adottivo, parliamo di abitanti anche alieni, anche ritornanti, anche nuovi e di intenzione più che di cognome. Un altro fondamentale che da qui segue immediatamente è quella della ritualità sociale. Abbiamo bisogno di luoghi e di riti sociali. Ai territori non bastano prestazioni sociali, hanno bisogno di ritualità. Hanno bisogno di alfabeti, hanno bisogno di istituzioni sociali, di prestazioni che sono risultato di una presenza istituzionale, di una presenza anche partecipabile, presente al territorio in tutta la sua vita. E questo abecedario sociale è chiarissimo a tutti che l'abbiamo perso, c'è uno scarto generazionale molto forte. Non è credibile una cooperazione di comunità, non è possibile l'intraprendenza comunitaria che non fa capo ad abitanti che dichiarano intenzionalmente i loro scopi, il loro stare lì in quel modo, ma capaci anche di una ritualità, di un'istituzionalità, di essere luogo insieme e visibile. Un terzo aspetto è, anche in questo caso, parliamo di requisiti elementari, forse fin troppo elementari, ma le cose più utili in genere sono le più semplici, ma quelle che però facciamo poi per davvero. È un patrimonio materiale, è un patrimonio ambientale, visibile, toccabile. Le comunità intraprendenti mettono mano alle cose, alle case, agli ambienti, rendono visibile ciò che dichiarano, ciò che vogliono, ciò a cui tengono anche in termini materiali, rendono immediatamente percepibile anche a colpo d'occhio, oppure perché calpestabile, oppure perché toccabile, manipolabile ciò che fanno, i loro scopi, quindi una costruzione visibilmente comune che restituisce alla gente, a chi passa, a chi vuole stare lì nuovamente, ambiente, case, cose, fruibili.
e poi l'intraprendenza, economie di relazione di scambio. Per ogni passo verticale verso il mercato e quanto occorre, ne occorre tanto e occorre nuovo, un passo orizzontale di coproduzione, di generazione di valore, di generazione di relazione. Non vale abbastanza un passo isolato verso il mercato in alto di un'azienda o una persona capace di farlo. È fondamentale, serve assolutamente, ma lì non basta. Per l'intraprendenza comunitaria, ognuno di quei passi deve collegarsi a un passo anche orizzontale, di distribuzione di valore nelle altre direzioni che dicevamo, oppure di coproduzione di quel valore insieme. Allora ecco, l'hardware e il software, costitutivo non solo di cooperative e di comunità, ma secondo noi tanto più oggi anche di intraprendenza comunitaria. Abitanti, ritualità e istituzioni sociali, un patrimonio materiale e ambientale visibile, economie di scambi di relazione che preludono, devono preludere necessariamente al software circolare che vediamo attorno, innesco e reinnesco culturale, abilitazione sociale, intraprendenza, costruzione comune. Ecco, in un qualche modo sono le quattro dimensioni che dobbiamo chiedere ad ogni investimento, ad ogni gesto, che l'input sia culturale, che l'input sia prima economico di impresa o sociale o di relazione o fisico, perché si mette a posto, si ripristina un luogo. Quelle però sono le quattro dimensioni necessarie contemporaneamente. Il passo culturale, ogni intraprendenza comunitaria deve essere momento di produzione culturale, deve essere il prodotto culturale, di capitalizzazione capitale sociale, deve essere prodotto sociale, così come materiale e fisico, così come sconfinante di economia e di innovazione. Non quattro rami d'azienda e quattro gesti distinti, fossero anche di un'unica impresa, no, un unico gesto che ha contemporaneamente e sempre le quattro dimensioni, necessario in termini di sostenibilità, lì è sostenibile solo in quel modo, e in termini anche di valore. Penso che questo apprendimento delle piccole comunità, spesso rurali interne oppure di quartieri interni metropolitani, oggi è tanto più, vediamo ovunque, un grande insegnamento anche per la riapertura di questa grande comunità nazionale, regionale, ovunque la vogliamo collocare. Vediamo quanto o queste infrastrutture, questa capacità è presente, oppure la soglia della disgregazione, della speculazione, della predazione, tanto più con l'arrivo di risorse più massicce in un breve tempo, sarà un'insidia molto pericolosa e insidiosa. Allora, questo, diciamo, questo modellino, queste chiavi di apprendimento, vedremo anche nei casi, possiamo applicarle ed è applicata da ormai centinaia di casi in tutta Italia su singoli oggetti, tanti singoli oggetti. Un fabbricato rurale senza più un uso o che non avrà fra 3 mesi o 6 mesi, un anno più un uso, ebbene deve essere riattivato ponendosi tutte quelle domande. Quali produzione culturale, quale racconto nuovo consente? Quali politiche sociali e quale abilità e ritualità sociale nuova attiva? Quale nuovo mercato, quale nuovo target, anche commerciale di mercato, in un'ottica di sconfinamento, di apertura di relazione, consente a quel territorio, a quella terra? Quale impatto ambientale positivo in termini di riapertura di luoghi, di sentieri, di fruibilità di una porzione di ambiente nuovo, certo sostenibile, compatibile, consente alle persone? Ebbene, vedete questa domanda che ad esempio i briganti del Cerreto si sono fatti su un mulino d'acqua antico che è diventato un luogo di ospitalità, piuttosto la cooperativa Insei ad Auronzo di Cadore che ha riaperto baite e rifugi di montagna nel Cadore con esattamente questo concetto e dentro a un tessuto istituzionale molto importante. Pensate, dentro queste domande, i briganti del Cerreto sull'Appennino tosco-emiliano, la terra da cui
dalla quale vi parlo. Il primo permesso per questa operazione non l'hanno dovuto chiedere al sindaco o alla banca per avere un credito, ma ai propri genitori che dovevano consentirgli questa operazione, loro tutti giovani che lì volevano lavorare, perché quei boschi erano loro. Quel fabbricato era suo, aveva una destinazione e dovevano poter comprendere il valore di questa riadozione trasformante, no? In questa nuova versione. La stessa cosa è avvenuta da Oronzo di Catore per la cooperativa AIN6, che addirittura ha tradotto in questa trasformazione capitali cooperativi che avevano terminato la propria finalità mutualistica nella lunga corsa che avevano avuto fino lì. Oppure una bottega di paese, come risponde a queste domande per essere riaperta? Può essere riaperta solo ponendosi tutte queste domande. Così hanno fatto a Saint-Léo con la nascita di Fermenti Leontine, dove addirittura queste domande sono state poste pubblicamente al vecchio gestore, un fornaio che l'aveva chiusa dopo 60 anni. Una parola in genere non detta, le cose chiudono senza dirsi il perché pubblicamente e senza darsi una possibile prospettiva di trasformazione. Bisogna farsi gli affari degli altri per poter continuare le attività nelle comunità e consentire agli altri di parlare dei propri fatti, facendone fatti sociali, pubblici, al di fuori anche dei pudori che spesso accompagnano i fatti privati delle attività che chiudono, alle volte anche per vicende familiari o territoriali non dette, non abbastanza dette pubblicamente. Le stesse domande potremmo farle anche su un opificio, su una piccola azienda chiusa, ma non ripeto il circolo che vi sto qui proponendo. Così come per un'operazione culturale, un teatro, come è stato fatto a Mamoiada col Museo della Maschera dei Mamutones, la cooperativa Viseras, piuttosto che in altre situazioni, su patrimoni storici e culturali che si sono posti il problema dietro le loro spalle di chi erano. E solo riconoscendosi di una parte della loro comunità e dei loro abitanti, avendo abitanti disponibili a questo riconoscimento, ha ripreso una domanda di fruibilità e di valore, e ponendosi quindi davanti la domanda sulla utilità per tutti e per una prospettiva più ampia di continuità e di valore. Senza queste due domande, l'impresa culturale rimane arginata anche nelle comunità e non sviluppa più il suo potenziale di coesione, così come un monte, questa è la mia pietra di Vismantova, che lo obblighiamo a fare solo il monte, ed invece, come si faceva un tempo, per tutto il patrimonio ambientale deve ritrovare una propria funzione, così come è avvenuto. Allora c'è una questione di interesse. Lo dico addirittura prima delle questioni di ideale o di valore, una questione di interesse. L'intraprendenza comunitaria parte quando si ascoltano i sogni e si ascoltano le paure, i bisogni, ma molto più spesso e molto più potentemente quando si ascoltano e vengono espressi desideri, interessi, aspirazioni, risorse. Sono queste le prime domande da porsi, questa è la prima ricognizione di capitali territoriali dai quali partire. Senza quelli le paure rimarranno paure e deborderanno in disgregazione i sogni. Rimarranno velleitari. Una questione anche di orizzonte, di mondo. Non si sta al paese rimanendo al paese, si sta al paese sentendosi nel mondo. E questo orizzonte è possibile potentemente solo nei giovani, che possono decidere di essere parte attiva ed è rilevantissimo, essenziale di progetti di intraprendenza comunitaria, solo se questi progetti gli consentono di stare al mondo, non di stare lì. Di stare nel mondo più ampio che vogliono partecipare. E poi una questione di sguardi. Lo sguardo delle comunità intraprendenti è sempre grandangolare, attento a ciò che c'è prima, dopo e attorno, e attenta alle riconciliazioni. Non è
Non è possibile attivare progetti di comunità intraprendenti se non perdonandosi più volte, anche nel corso di una stessa giornata o settimana, ritenendo insieme ciò che era spezzato anche in termini di memoria, o di coesione o di alleanza, perché rotto da lutti, da disgregazioni, da problemi non risolti fra le persone e le comunità. E quanti ne avremo da prevenire di fronte a noi, oltre che alle spalle da dirsi e risolvere? Poi sconfinante, appunto, grandangolare, riconciliante e sconfinante. Come diceva Calvino, città invisibili, fatti di desideri, paure e sogni. Queste le infrastrutture sulle quali lavorare, i capitali sui quali fare ricognizioni potenti per consorzialità comunitarie, che rendano gli Eurobond community bond e ci consentano davvero di ripartire anche dal basso, non solo dall'alto, dove sappiamo purtroppo mafie ed economie predatorie sono più veloci spesso delle economie buone, delle comunità ad approfittarsene. Solo con la potenza di queste infrastrutture, di desideri, paure e sogni delle comunità e delle persone, potremo essere più veloci e più scaltri nel realizzare il nuovo mondo oggi già con quelle risorse a disposizione. E sarà forse la città invisibile nuova che dobbiamo oggi scrivere e metterci a costruire. Grazie, grazie Grazie Giovanni, grazie mille. Vai Massimiliano, vai pure. Sì, eccomi, buongiorno a tutti. Io racconterò, diciamo, l'esperienza in Abruzzo, l'esperienza che abbiamo fatto a seguito anche del bando di Confcooperative e di Fondo Sviluppo in particolare, che ha permesso di mettere in moto questo processo. Cosa c'è di diverso in Abruzzo rispetto alle altre aree geografiche? E abbiamo provato a fare un ragionamento molto più complessivo e molto più allargato, provando a fare in modo che le cooperative di comunità costituissero realmente l'elemento attuatore, l'impresa di territorio. Questo perché? Perché l'Abruzzo è fondamentalmente costituito da aree interne ed è costituito da zone ad alto tasso di spopolamento, quindi le persone, una decrescita continua del numero e di occupati e di persone. Grande ricchezza ambientale, grande ricchezza come tutta Italia, come tutte le zone italiane, però grandi valori da mettere nuovamente in gioco. E a quel punto il tema è proprio stato quello di individuare l'impresa di quel territorio. La differenza l'abbiamo fatta provata a fare mettendo insieme le cooperative di comunità. È stato un lavoro che ci ha visti impegnati come Confcooperative, quindi come sistema della cooperazione, nel tentativo di far sviluppare economie a bassa intensità anche nelle aree che erano fuori dalle traiettorie più performanti dell'economia. Abbiamo per questo costituito cooperative di comunità, promosso la costituzione di cooperative di comunità che si sono in realtà costituite, che poi hanno trovato nel fondo il soggetto che ha dato diciamo, la spinta a attuare politiche economiche, e però abbiamo costituito anche la rete dei borghi cooperativi. Quindi che cosa abbiamo messo a sistema anche le energie delle piccole realtà. Quindi le cooperative di comunità e nel caso abruzzese hanno risposto al bando in 11, nel bando del 2018, oggi sono già 16 e comunque c'è una crescita di queste esperienze, che non tutte sono esperienze pienamente diciamo, realizzate, però sono tutte in cammino, sono tutte in percorso e per questo il tema della Banca della Terra inizia a diventare uno dei pezzi importanti e sicuramente decisivi. Questa è un po' la mappa dell'esperienza abruzzesi, dove magari ci sono stati i primi inneschi sicuramente, come vedete, più nelle aree interne e più nell'area aquilana, quindi nei territori che hanno sofferto magari
le calamità del terremoto. E ora si stanno ampliando ancora di più e stanno prendendo anche l'area della provincia di Teramo, però fondamentalmente sono tutti piccoli borghi e parliamo da borghi da 300 abitanti fino ai 1000-1200 abitanti che provano a fare sistema, provano a fare economie di luogo. E provano a costruire un'economia complessiva molto più articolata, appunto, mettendosi in rete un borgo con l'altro. Perché, le realtà abbiamo scoperto che la cooperativa di comunità è, fondamentale in quel luogo, ma deve tener conto di un suo territorio. Troverete magari maggiori, approfondimenti nella piattaforma che abbiamo attivato, che è borghiinrete.it. Ma fondamentalmente torniamo al discorso che abbiamo anche sviluppato nel recente evento che abbiamo avuto qui in Abruzzo, cioè quindi come tutto un territorio deve costruire economie in modo collettivo, quindi in un modo allargato. Ecco, ora vi racconterò delle 11 esperienze, ve ne racconto 3-4 che sono non le più interessanti, le più interessanti sotto il punto di vista del tema agricoltura e del tema di fare della terra e dei patrimoni fermi un valore da rimettere a sistema. Noi a tutte le cooperative di comunità chiediamo 4 linee di azione. E chiediamo di impegnarsi in 4 ambiti, proprio perché, come diceva anche prima, Giovanni, in realtà una cooperativa di comunità è l'impresa che dà risposta ai bisogni delle persone che lo abitano. E non è mai, esclusivamente monodimensionale. Sicuramente la composizione di diversi bisogni e quindi è un'impresa che paradossalmente è spinta a fare impresa in tanti ambiti di azione. Noi però chiediamo a quattro settori che siano quelli decisivi. In ambito turismo, perché il turismo rappresenta un comparto decisivo, specie per le bellezze ambientali, storiche e culturali. E dunque una messa a valore di patrimoni inespressi, che sono patrimoni fermi. Quindi progetti in ambito turismo, progetti in ambito di diciamo servizi alla popolazione, perché abitare i luoghi deve essere, per abitare i luoghi deve essere garantita la qualità della vita. E per questo dove non arriva l'economia, dove non arriva la politica, bisogna organizzarsi. Bisogna organizzarsi e l'organizzazione deve partire dal basso necessariamente. La terza linea di impresa che chiediamo a tutti è appunto la messa a valore dei patrimoni fermi e i patrimoni inespressi. E qui il tema della Banca della Terra è decisivo e in realtà noi ci stiamo muovendo. Al netto dei beni pubblici e privati, cioè proviamo a fare in modo che le cooperative di comunità siano i soggetti che abbiano cura del loro territorio, quindi riusino i beni, che siano immobili in termini di fabbricati o siano immobili in termini di terre ferme, di boschi, anche ambiti territoriali su cui si devono costruire economie. Si devono costruire economie in modo plurimo e collettivo, in modo non speculativo, e questo la cooperativa di comunità che è fatta dagli abitanti è in un certo senso la garanzia, o perlomeno una modalità per cui quel bene che è un bene collettivo sia messo a valore dalla collettività per l'appunto, trasformando gli abitanti in un soggetto di impresa. Il fattore del paesaggio è un fattore, io sono anche architetto, oltre che cooperatore e comunque presidente di Confcooperativa Abruzzo,
Il tema del paesaggio è un tema decisivo su cui si possono costruire economie. E tante che alcune cooperative di comunità hanno fatto proprio del codice Ateco, della tutela e valorizzazione del paesaggio, l'elemento portante del fare impresa. Questo è un altro fattore importante perché l'Italia, per esempio, ha nella biodiversità e nel paesaggio un brand e un valore aggiunto rispetto a tanti altri competitor internazionali e noi su questo dobbiamo costruire un futuro. Per questo sostanzialmente vedete che sono tutte esperienze che partono dalle persone. Non ci può essere mai una matrice diversa se non quella degli individui che si mettono in gioco e ci si mettono in gioco non singolarmente, ma la sfida è nel fare impresa in modo collettivo, in modo comune, che sapete essere la grande frontiera, la grande difficoltà che c'è in tutto, nel senso mettere insieme le persone è complesso, è azione che, come diceva Giovanni, richiede ricostruire i legami tra le generazioni, ricostruire i legami relazionali, ricostruire appunto quel fattore che è però vincente per farcela anche sui mercati. Per questo la rete dei borghi applica lo stesso principio. Non una persona da sola in un borgo ce la può fare, ha bisogno degli altri e la mia sopravvivenza passa per la sopravvivenza degli altri. La stessa cosa un borgo da solo non ce la può fare in un mercato globale. Ha bisogno di costruire sistemi di territorio. Per questo alla base di tutto ci sono le persone e la semina e il percorso che stiamo facendo è molto complesso e non è segno di garanzia mai, perché le cooperative di comunità non si fanno con lo stampino, ma vanno ricercate, coltivate e generate. Qui vi racconterò alcune poche esperienze che fanno della terra l'elemento vitale. Questo è un piccolissimo borgo di 1.000 persone che si chiama Pizzoferrato, dove il sindaco era partito dal fatto che aveva un trattore preso con i finanziamenti europei, ma non aveva le persone che potessero dare e aveva anche i terreni e ha anche i terreni, erano un vecchio progetto di un campo solare non più fortunatamente impiegato in termini di energia, ma ha terreni da mettere in gioco. Quindi la popolazione si è messa insieme, ha costituito la cooperativa di comunità che hanno chiamato Ayavedè in senso di sfida e hanno iniziato a agire in termini di coltivazione. Ma hanno fatto una cosa molto ancora ba più banale, se vogliamo. Hanno iniziato a mettere insieme i prodotti che loro singolarmente producono. Li hanno messi insieme, li hanno iniziati a identificare con quel territorio, mettendoci il marchio Ayavedè, che in termini dialettali significa voglio vedere che cosa facciamo. E questa è stata una sfida. È stata una sfida che ormai va avanti da 3 anni, che parte proprio dall'agricoltura come fattore che mette insieme, che produce appunto i prodotti e i prodotti diventano identità. Questo passaggio banale che il miele possa essere marchiato oltre che da chi lo produce, anche dal territorio, è un'azione che conferisce un valore aggiunto e che fa da forza l'uno con l'altro. Per questo i terreni del comune, ma anche i terreni privati, sono tornati in piccola parte a essere messi a valore perché hanno trovato un soggetto di impresa che li ha messi a valore, che è la comunità, che si è costituita in impresa. Questa è un'altra esperienza interessante che è Campo di Giove, anche qui 1.000 abitanti circa, in un parco nazionale molto bello, in una porzione paesaggistica molto interessante, anche con un brand turistico di valore. Quindi io oggi vi racconterò solo alcune esperienze in tema Banca della Terra.
non parlo di tutte le altre esperienze. Ecco, a Campo di Giove hanno ricalcato la stessa azione, hanno provato a dire che le persone che li vedete, che sono persone che hanno vissuto ognuno della sua esperienza, invece prova a fare squadra. Prova a fare squadra e lo prova a fare squadra sui beni, anche in quel caso pubblici e privati. Hanno attivato queste orti eroici, che sono appunto esperienze per cui in alta montagna l'orto torna a essere un valore perché il prodotto diventi un elemento che lega insieme i borghi. E qui apro una parentesi: come sistema Confcooperative stiamo portando la rete dei borghi e le cooperative di comunità, e non solo le cooperative di comunità, ma facendo perno sulle cooperative di comunità, a costruire panieri di prodotti agroalimentari, per cui abbiamo bisogno di terra. La terra diventa un elemento decisivo, ma abbiamo bisogno che le persone tornino a trovare nella terra la risorsa. E mettere insieme il fabbisogno delle persone con i terreni che sono fermi è un'azione che stiamo percorrendo. Lo stiamo percorrendo anche perché molti terreni privati sono fermi. Sono fermi. E per questi terreni privati non ci sono spesso neppure proprietà precise. Cosa significa? Che molte persone sono emigrate all'estero. Anche lì con la regione stiamo provando a valutare un tema delle persone che riaffidano alla cooperativa di comunità, quindi alla propria comunità, ai propri paesani. Sebbene io viva in Canada e mio nonno mi ha lasciato la terra insieme ad altre N parenti, noi riaffidiamo quella terra agli abitanti di quel territorio. Non ad uno in particolare, neppure alle pubbliche amministrazioni. Io lo riaffido all'impresa fatta dagli abitanti di quel territorio. Altra esperienza è questa: un piccolissimo paese di 300 abitanti al margine tra l'Abruzzo e il Molise, si chiama Tufillo, che gestito, la cooperativa di comunità è stata attivata da ragazzi, in questo caso, perché non sempre, è sempre un mix generazionale, però in questo caso sono proprio ragazzi. Paradossalmente che vengono da altre parti, che però hanno scelto di vivere in questo paese. Per loro è esclusivo il tema dell'agricoltura, specie di un'agricoltura molto attenta ai valori ambientali. E sul riuso di alcuni appezzamenti di terra hanno, per esempio, ora fatto questo crowdfunding, per cui si sono comprati questa bicicletta con un contenitore e con questo stanno consegnando a domicilio, prima dell'evento, diciamo, di questi accadimenti, ed ora sono il servizio al paese e quindi sono l'elemento con cui si produce e si consegna a domicilio, quindi creano un servizio di comunità partendo proprio da piccoli bisogni, da piccole azioni. Questa è veramente una cosa micro, però una cosa micro che dà l'idea e dà il senso del significato di perché bisogna rimettere insieme i patrimoni fermi e le energie imprenditoriali. Ultima esperienza, è una carrellata, ripeto, molto veloce, è Tollo. Tollo è un paese che è una metropoli rispetto alle altre, sono 4.000 abitanti, quindi immaginate. A Tollo ci sono due grandi cooperative del mondo del vino. Ciò nonostante si è costituita la cooperativa di comunità. La cooperativa di comunità perché?
Perché nonostante sia veramente uno dei paesi a più alto tasso di cooperazione che io ho in Abruzzo sicuramente, con due mega cooperative del vino da 400 soci ognuna, quindi immaginate quanto elemento cooperativo c'è, ciò nonostante la cooperativa di comunità era l'elemento che mancava. Era l'elemento che mancava perché in realtà ci sono dei terreni pochi, pochissimi, ancora non messi a valore, e mancava appunto chi li potesse riattivare. Ecco, loro hanno in questa zona che è fondamentalmente vocata al vino, così come tutta la provincia di Chieti, hanno in realtà mosso azioni in ambito vino e recuperato alcuni uliveti. Di queste esperienze ce ne sono altre, c'è Amberza degli Abruzzi che ugualmente ha provato a fare riattivazione di uliveti in ambito montano. Chiudo semplicemente dicendo che l'esperienza delle cooperative di comunità in Abruzzo ci sta facendo scoprire ambiti decisamente interessanti ed è, ripeto, l'elemento che forse manca alle pubbliche amministrazioni perché non possono fare azioni di impresa, ma hanno patrimoni. I patrimoni non ce l'hanno solo le pubbliche amministrazioni, ce l'hanno anche i privati, ma il problema vero è che a volte il soggetto di impresa occorre che sia più plurimo e più condiviso possibile perché questi patrimoni possano essere reimpiegati in un ragionamento anche complessivo. La cosa non si chiude solo alle cooperative di comunità, ovviamente. Nella rete dei borghi stiamo coinvolgendo in realtà altri soggetti cooperativi e non, comunque i soggetti che facciano del territorio il valore portante. Ecco, la messa a sistema Grazie credo che Massimiliano, prego Giacomo rapidamente perché siamo proprio strettissimi coi tempi e poi Salvatore, grazie. Mi scusi, dottor Lepri dovrebbe accendere il microfono, abilitare il microfono. Non la sentiamo. No, mi scusi, dottor Lepri, non la sentiamo. Un attimino di pazienza, il relatore prova ad uscire e rientrare. Chiedo nel frattempo alla dottoressa Elmo se vuole intervenire o se qualcuno dei relatori vuole nel frattempo rispondere a Sì, qualche domanda. grazie Elisabetta. Approfittavo per invitare, ecco Giacomo, sei. Nel frattempo, Elisabetta, ho scritto in chat domande e risposte, anche altri nostri componenti del gruppo di lavoro hanno risposto in merito, sono state sollevate un po' di perplessità rispetto alla fascia Puoi d'età. Eccola, tranquillamente aprire la webcam, Simona, tranquillamente. sono Grazie. state espresse queste perplessità rispetto alla fascia d'età 18-40 anni, quella è la norma di legge che ha istituito una delle banche delle terre, peraltro che popolano il patrimonio Prova. nazionale, banche delle terre nazionali, banche delle terre Prova. regionali, che ha individuato quel target d'età legato al momento contingente in cui è stata adottata la norma. Come bene hanno detto altri colleghi, per come si evince anche dalle presentazioni che sono scorse adesso, che ci hanno illustrato i nostri relatori, ovviamente le opportunità, le proposte imprenditoriali che riguardano la valorizzazione di terre pubbliche o anche di terre private
abbandonate con cooperative o meno, con attività di agricoltura multifunzionale o sociale, sono esperienze che adesso sentiremo raccontare. Con cooperative di comunità naturalmente non hanno nessun limite, nessun limite. Vedo che Giacomo è riuscito a collegarsi. Sì, eccoci, pardon. Sentiremo con piacere il racconto della sua esperienza che forse conforterà rispetto a questo tema del limite di età. Grazie Giacomo. Grazie a voi. Dicevo, sempre molto interessante l'opportunità, come è stato tutto il lavoro di Sibater finora, anche perché mi sembra che, come dire, muova controcorrente sicuramente nella nostra direzione di Cooperativa Agricola Coraggio in relazione al tema dell'affidamento delle terre pubbliche. Cioè, in questi anni si è parlato spesso di terre pubbliche, soprattutto dal 2012 in poi, ma se ne è parlato molto spesso in relazione alle cosiddette dismissioni o valorizzazioni, che poi si traduce come vendite. In questo caso invece il percorso Sibater cerca di fare esattamente l'opposto, semmai acquisire a patrimonio pubblico per i comuni e per le regioni quello che è il patrimonio privato sottoutilizzato o non utilizzato e investire sulle terre pubbliche già degli enti e degli istituti proprio per avviare dei percorsi di affidamento. E quindi ecco, questa mi sembra una cosa assolutamente fondamentale e necessaria da chiarire, cioè il nostro percorso di Cooperativa Agricola Coraggio che parte da Roma. Nel coordinamento romano per l'accesso alla terra fece del punto dell'affidamento piuttosto che non della vendita il punto principale della sua vertenza per l'appunto. Noi siamo appunto partiti da Roma nel 2011 all'incirca per arrivare al terreno che gestiamo adesso, cioè Borghetto San Carlo, solo nel 2015. I primi 4 anni sono stati effettivamente legati a una vertenza per l'accesso alle terre pubbliche. E che venivano lette come possibilità di sviluppo di progetti di parco agricolo. Quindi parliamo di agricoltura multifunzionale da mettere a disposizione non solo per la produzione di derrate alimentari, ma anche per l'offerta di servizi. Quindi parliamo di servizi di formazione per adulti o per bambini con le fattorie didattiche, ospitalità, valorizzazione paesaggistica, investimento sulla biodiversità, quindi conservazione su di essa, insomma. Tutto ciò che l'agricoltura ci permette di fare come esternalità positive, sia dal punto di vista sociale che ambientale, come poi appunto è stato detto in effetti finora nei casi che sono stati presentati. Mi dicono di abbassare un po' il volume, ci provo sperando di. E appunto, nel momento in cui si è parlato di questo. Oh, pronto? Sì. Sento, credo che si sia attivato un nuovo microfono. Ok, perfetto. Allora, abbiamo messo appunto il focus sulla possibilità di sviluppare questo tipo di progettualità, quindi a 360 gradi, partendo da competenze, chiaramente. Eravamo un gruppo, eravamo diversi gruppi di giovani competenti sul settore agricolo, ma non in grado di acquistare o prendere in affitto quello che era appunto un terreno privato. Qui sulla slide che vedete scorrere. In basso a destra c'è proprio un piccolo quadretto proprio sul prezzo della terra, che se in Europa si aggira intorno ai 7-8 mila euro per ettaro, a Roma arriva fino a 50 mila euro per ettaro per l'appunto. Conseguentemente parliamo di risorse non abbandonate che darebbero lavoro, chiaramente quindi combattendo la disoccupazione, e servizi assolutamente inaccessibili. Per questo la vertenza per una redistribuzione di questa risorsa, un altro concetto fondamentale è proprio quello di redistribuzione. E quindi ecco, abbiamo messo il focus sulle terre pubbliche iniziando a fare un censimento che a suo tempo, nel 2011-2012, non esisteva, non era neanche proposto. In effetti partire dalla base del censimento delle risorse disponibili è sempre il primo passo per poi arrivare a, come dire, poter valorizzare nel vero senso della parola, quindi non come sinonimo di vendita, questo tipo di risorse. Abbiamo sempre, sin dall'inizio, quindi nel 2012, nel 2013, lavorato a braccetto con i principi della formazione, mettendo a disposizione quelle che erano le nostre competenze e dei relatori e dei professionisti che abbiamo incontrato nel nostro percorso, anche a disposizione di altri.
Siamo arrivati quest'anno nel 2020 alla quinta edizione di seminari gratuiti Coltiva il tuo futuro, peraltro quest'anno sostenuti proprio da Fondo Sviluppo, insieme a BCC Roma e in partenariato con Conf Cooperative Roma e Lazio. Questi seminari gratuiti hanno cercato nel corso degli anni di allargare il numero di giovani interessati a costituire cooperative, società agricole, a lavorare come imprenditori singoli e avviarsi al mondo agricolo avendo le competenze che molto spesso invece mancano. Cioè, si parla molto di ritorno alla terra, anche, come dire, in modo spesso retorico, oppure giornalistico, se così vogliamo. Se poi si vanno a vedere i numeri, questi confortano meno, l'ottimismo di queste prospettive. Sono effettivamente pochi i giovani che iniziano da zero attività agricole e sono ancora di meno quelli che, una volta iniziate queste attività agricole, superano il primo e il secondo anno di età. Questo perché spesso si parte con buone idee, ma non ci si è confrontati a dovere con tutti quelli che sono i vincoli amministrativi, gli adempimenti da dover affrontare, quindi tutto quanto ciò che riguarda il mondo della normativa e anche dell'accesso al credito. Con i seminari Coltiva il tuo futuro, come anche con la Scuola Diffusa della Terra Emilio Sereni, un altro progetto di formazione gratuito, portato avanti con un'associazione ambientalista nazionale, cioè Terra-Onlus, abbiamo cercato fondamentalmente di far risparmiare tempo a chi come noi e dopo di noi avrebbe voluto affrontare un percorso in agricoltura. Ecco, abbiamo lavorato in questi anni molto su chiaramente social network e tutti gli strumenti possibili per diffondere quello che è stato il nostro percorso e cercare di renderlo scalabile. Un inizio, diciamo, è un altro principio che abbiamo sempre cercato di seguire, far sì che la nostra esperienza fosse, come dire, replicata e replicabile. E che quindi fondamentalmente dimostrasse che pur partendo da zero, senza risorse economiche, ma solo con delle competenze, potesse essere possibile arrivare a dei risultati. E per l'appunto nel 2015 siamo arrivati a partecipare al bando che ha fatto il Comune di Roma su quattro aree per circa 100 ettari dopo le pressioni della nostra vertenza a Borghetto San Carlo, che è un'area di 22 ettari nell'hinterland romano, siamo a pochi chilometri dal raccordo anulare, quindi a metà strada tra la città e la campagna. Di quello che è uno dei comuni agricoli più grandi di Europa. Parallelamente anche la Regione Lazio faceva un bando su 300 ettari e altre circa 7 aree, quindi siamo riusciti tutto sommato a far mettere a bando circa 400 ettari. E, arrivando a Borghetto San Carlo abbiamo iniziato, come dire, a misurarci con quelle che diciamo sono state tutte le difficoltà e le possibilità di arrivare su un lotto di terre, in questo caso ripeto di 22 ettari, con il potenziale di multifunzionalità e di agricoltura urbana. Siamo nel Parco di Veio, quindi un'area che naturalisticamente è molto interessante, è il quarto parco per estensione del Lazio, sono circa 14.000 ettari. Siamo partiti fondamentalmente da zero, cioè a Borghetto San Carlo non c'era assolutamente nulla, né costruzioni né manufatti, né acqua né corrente elettrica né servizi. E al momento abbiamo un frutteto, un orto della biodiversità locale. Il frutteto conta circa 100 alberi con 6 specie per 48 varietà. Riproduciamo cereali rari e sperimentali, quindi al di là dei lotti estensivi che coprono circa 3 ettari dell'azienda tra farro, grano duro e sorgo. Abbiamo altre 50 linee coltivate solo per, come dire, osservare lo sviluppo della biodiversità e capire qual è più adatta a seconda del cambiamento climatico di cereali. Trasformiamo con dei partner i nostri prodotti, quindi facciamo imbarattolati, conserve, prodotti freschi e secchi, fattorie didattiche, agriristoro solo all'aria aperta, quindi come area picnic. Abbiamo concesso inizialmente degli orti urbani ai cittadini, lavoriamo in partenariato con cooperative sociali per progetti di accoglienza, abbiamo delle api. Chiaramente vendiamo i nostri prodotti con un circuito di prossimità, quindi per lo più in vendita diretta, abbiamo un'area giochi, insomma, si è configurato un parco agricolo effettivamente aperto al pubblico. Questa, come vedete sulle slide, è una fotografia dall'alto, dal satellite su Borghetto San Carlo, com'era al nostro arrivo, quindi circa nel 2015, e come è diventato nel corso di 4 anni, chiaramente di grandi sacrifici. E quello che possiamo rilevare è che sicuramente, almeno in questi anni, l'assistenza amministrativa da parte diciamo, ecco, del mondo delle amministrazioni è stata sicuramente poca e che per giovani affacciarsi a questo mondo è sicuramente un processo molto complicato, molto molto difficile, molto esclusivo se vogliamo. Servono risorse per far partire dei progetti di questo genere, ne servono molte, servono investimenti e quindi serve la possibilità di essere credibili a livello bancario, di essere cosiddetti bancabili e si deve dire che nel sistema di cose in atto, pre-Covid quantomeno, tutte queste possibilità, come dire, sono sicuramente mancate.
Diciamo spesso che la cooperativa si chiama Coraggio apposta, è una sorta di promemoria, nel senso che ce lo siamo ricordato tutti i giorni, siamo andati avanti sulle nostre risorse e con le nostre gambe, cercando di non indebitarci almeno finora e chiaramente di ridurre sul costo del lavoro, quindi fondamentalmente autosfruttandoci o pagandoci poco, mantenendo tutto il doppio lavoro e quindi lavorando in linea di massima 7 giorni su 7. Serve determinazione per questo tipo di percorsi. Ma sicuramente quello che portano a livello di costruzione di reti, costruzioni di comunità intorno, relazione con gli abitanti, è sicuramente un valore aggiunto. Ho apprezzato molto l'intervento di Giovanni Teneggi, soprattutto per la sensibilità antropologica che veniva sicuramente portata avanti, cioè è chiaro che questo tipo di progetti hanno bisogno di gambe e di sostenibilità economica e quindi di interesse, quello che lui definiva interesse. E altrimenti rimangono, come dire, sogni o utopie in qualche maniera. Quindi è sicuramente necessario nei percorsi che Sibader sta mettendo in atto e anche nei kit che stiamo cercando di mettere a disposizione ai comuni, parlare di accesso alla terra, parallelamente di accesso alla formazione, quindi accesso alle competenze. E parallelamente ancora accesso al credito. Bisogna far partire dei progetti che abbiano tutte e tre queste gambe. Queste tre gambe creano dei progetti che sui territori possono radicarsi, generando necessariamente lavoro, comunità, socialità e assistenza, inclusione sociale, inclusione lavorativa. E ecco, ho cercato di rimanere nei tempi il più possibile, di essere, diciamo, ecco, sintetico. Rimaniamo io come gli altri relatori a disposizione per eventuali domande e approfondimenti. Nell'ultima slide trovate i nostri contatti, quindi il sito che visitabile e quello che possiamo suggerire è di andare a dare un'occhiata anche parallelamente al sito dei seminari al momento in corso, cioè coltivailtuofuturo.it, perché rappresenta appunto proprio quello un modello di come dire, messa a disposizione di competenze e prospettive proprio per creare delle comunità in questo momento, in questo periodo storico, più virtuali che concrete, ma che sicuramente possano invece essere sviluppate su progettualità specifiche, se possibile in forma cooperativa, se possibile su terre pubbliche. Avete visto i dati all'inizio della mia relazione, le terre pubbliche ci sono molte, solo il Lazio ne ha il 10% su tutta Italia, parliamo di un patrimonio di più di 700.000 ettari, per cui ecco, bisogna costruire sicuramente quello che deve essere un domani agricolo e inclusivo. Rimango a disposizione per domande. Niente, grazie mille dell'opportunità e continuiamo il nostro lavoro con Sibater. Grazie Giacomo, Salvatore al volo con l'ultima esperienza e poi per le conclusioni del dottor Monaco. Grazie, grazie mille. Salve, buongiorno a tutti. Allora, io cercherò di essere breve, ora di pranzo precisamente, quindi cercherò di stare nei tempi. Allora, la nostra storia di agricoltura capodarco è una storia molto lunga perché nasce nel 1978, quindi è una storia che ha più di 40 anni e che nasce intorno a questa casa famiglia che era un casale in campagna dove appunto Don Franco, che è il fondatore della comunità di Capodarco, mette insieme un gruppo di persone con disabilità fisica per ridare loro dignità umana e di vita. In quei tempi le persone con disabilità fisica vivevano negli istituti, quindi diciamo erano reclusi come poteva essere per i manicomi per le persone con disabilità mentale. Questa casa mia nasce in campagna, intorno appunto a questi ettari di terra, a Grotta Ferrata, e intorno a questa casa decidono, io ancora non c'ero, di far nascere questa cooperativa per dare anche la questione lavorativa. Negli anni l'esperienza è andata molto avanti, io la racconto in quest'ultimo periodo attraverso una dichiarazione che mi ha fatto Franco, che è un ragazzo Down, accolto da noi, un ragazzo che viveva in un orfanotrofio, era stato abbandonato, è stato accolto in comunità. Franco, l'ultima assemblea a dicembre, mi ha dichiarato che erano 40 anni che lavorava in cooperativa. Quindi 40 anni di lavoro di Franco, e Franco è passato dall'attività in campagna, gestiva la raccolta delle uova, fino ad arrivare oggi al ristorante, perché insomma è un lavoro che negli anni abbiamo trovato soluzioni diverse per lui e mi ha fatto molto riflettere, cioè quanto questa attività, questa realtà, la cooperativa ha dato risposta a Franco, così come a tantissime altre persone,
garantendogli a lui una dignità di vita attraverso il lavoro, attraverso il suo ruolo e non semplicemente una sorta di assistenza. In questa ottica, come dire, noi ci sentiamo molto, come dire, con un impegno molto importante addosso, quello di continuare realtà come queste, la loro storia, dove il modello della cooperazione è stato sicuramente il modello vincente, quello dove le persone che lavorano qui, i soci e chiunque di noi si è avvicinato alla cooperativa, in qualche maniera l'ha approcciata intanto in termini di scelta, in termini di condivisione di un progetto che andava un po' più in là dell'impegno lavorativo. E io ritengo che oggi il modello della cooperazione sia il modello vincente sul quale dobbiamo riragionare come si partecipa all'interno di una cooperativa, quali sono le formule della valorizzazione del socio e del lavoro dentro una cooperativa e il suo senso, che forse si è un po' smarrito negli ultimi anni. Nella nostra storia noi abbiamo portato avanti molto da sempre questa idea di territorio. Mi piace anche qui raccontare quello che sta succedendo in questi giorni, dove ci siamo riorganizzati al volo con le consegne a domicilio, noi abbiamo dei punti vendita. E la parte ristorativa, insomma, abbiamo riorganizzato il punto vendita anche con la consegna. Siamo noi che andiamo a consegnare i prodotti e questo incontro a casa dei nostri clienti è un incontro molto, molto bello. Questo riconoscimento, cioè ritrovarci con le persone che abbiamo sempre visto in azienda, venire le persone qua da noi, essere noi, andare da loro. Abbiamo visto delle belle emozioni, abbiamo sentito, insomma, questa partecipazione del territorio. Io credo che oggi sia fondamentale riappropriarci e far riappropriare esperienze come la nostra o quelle che devono nascere a tutto il territorio, non può essere singolo. Noi abbiamo sempre immaginato questa cooperativa, Agricoltura Capodarco, come un bene comune, non una proprietà privata. Le nostre strutture, io racconto sempre, sono strutture che non hanno il cancello, non sono chiuse, sono sempre aperte. Tra l'altro, oggi, per esempio, sempre in questo momento un po' particolare, le nostre due aziende, noi abbiamo questa di Grotta Ferrata e l'altra su Roma, Tenuta della Mistica, che dopo vi dico che tipo di progetto è, le abbiamo messe a disposizione ai comuni, perché le persone con i ragazzi con problematicità legate all'autismo o con difficoltà oggi a stare a casa, chiusi in questo momento, diciamo, le abbiamo messe a disposizione per poter venire qua, in un ambiente, diciamo, controllato per fare in modo che non ci siano pericoli, ma a disposizione a livello comunale. Quindi oggi aziende come queste sono anche risposte a momenti difficili e danno riconoscimento della loro particolarità, cioè del fatto di essere progetti la cui finalità è una finalità condivisa o che vuole essere condivisa. Va detto che la cooperativa, nello stesso tempo, un po' di anni fa, ha deciso di porsi sul mercato anche in una maniera di sfida, cioè di essere competitivi al pari di una qualsiasi altra azienda agricola agrituristica. Noi oggi coltiviamo 40 ettari circa, produciamo ortaggi a pieno campo, abbiamo i punti vendita nelle nostre due aziende, e facciamo vino, olio, e ristorazione agrituristica, oltre ai progetti sociali. Cioè progetti che puntano all'inserimento lavorativo di persone con disabilità e non solo, persone con svantaggio, attraverso l'ottimo strumento che è lo strumento dell'agricoltura. Cioè l'agricoltura ci permette di fare moltissime cose e nello stesso tempo di essere produttivi e provare a dare un livello economico e competitivo anche mantenendo forte il senso di sociale e di risposta a diciamo le motivazioni con le quali è nata la cooperativa. È stata sempre questa la sfida, tenere insieme l'economicità e la sostenibilità dell'attività agricola e produttiva con quella dell'impegno sociale e della missione col quale siamo nati. Su questo abbiamo messo in campo tante esperienze, in particolare la questione anche finanziaria, che io la sottolineo perché oggi, per portare avanti esperienze di tipo cooperativistico, comunitario e territoriale, la questione del capitale e della possibilità di investire sui nostri progetti e su queste idee è focale e centrale.
Lo dico perché? Perché dobbiamo, credo, trovare soluzioni nuove alla capitalizzazione, cioè al fatto di avere non soltanto accesso al credito e quindi all'indebitamento, ma anche trovare formule di capitalizzazione che consentano a strutture, a idee che sono, diciamo, di tutti, di essere praticabili. Noi mettemmo in campo un po' di anni fa le APC, azioni di partecipazione cooperativa, che sono uno strumento che esiste da un po' e che è una formula di azionariato nel quale le persone possono partecipare comprando delle azioni a fronte di un progetto di sviluppo della cooperativa. Queste azioni hanno anche un riconoscimento in termini, diciamo, economici, hanno un interesse, il quale noi riconosciamo il 2%. È stato molto interessante fare questo progetto perché abbiamo trovato tantissime persone disponibili a fronte del riconoscimento del lavoro che noi facciamo e della presenza fissa territoriale di investire qualcosa che magari avevano fermo in banca oppure era investito in azioni o altre cose in cui non sapevano assolutamente l'utilizzo, pensare di poterlo riutilizzare in un qualcosa che è del proprio territorio riconoscibile, fatto da persone che si conoscono e che hanno chiaro l'obiettivo. Questo è uno degli esempi, così come oggi col Forum Nazionale Agricoltura Sociale stiamo spingendo, stiamo cercando di dichiarare che appunto strutture tipo questa, comunque che si occupano di agricoltura sociale, siano in qualche maniera riconosciute anche in termini appunto di capitalizzazione. Cioè partecipare anche da parte di organismi terzi o di organismi pubblici all'interno delle cooperative in termini economici. Io credo che noi abbiamo, vi dicevo l'esempio di Mistica, perché su Roma abbiamo un'area, gestiamo un'area che è una proprietà del Comune di Roma, che è un bene che è nato su una compensazione urbanistica, cioè a fronte di era una proprietà privata, 100 ettari, dentro il raccordo anulare, nella zona del quadrante est di Roma, parliamo dell'area tra Tor Bella Monaca, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, quindi diciamo un'area molto difficile in termini di impatto sociale. C'è un'area bellissima di 100 ettari di campagna romana che è stata una compensazione a fronte di una edificazione di un altro quartiere. Quest'area, c'è questo parco, si chiama Parco della Legalità, noi abbiamo questa azienda che è la Fattoria Sociale, dove anche lì si attivano azioni di produzione, ma anche di inserimento lavorativo, anche di aggregazione, c'è la parte ristorativa, è il luogo dove facciamo gli incontri e quindi anche lì non ci sono cancelli, non, il posto è sempre aperto e credo sia diciamo, la risposta utile, interessante a progetti che abbiano una finalità più ampia e quindi che mettano insieme il contesto, il territorio, insieme alla questione di economicità e sostenibilità. Lo dico perché? Perché Roma soffre moltissimo di un sacco di zone abbandonate, anche perché le destinazioni urbanistiche di queste zone non sono chiare e quindi non si riesce neanche ad attivare percorsi di recupero. Con un collega sempre di Confcooperative che si occupa di abitare, mi sottolineava una questione che la dico qui, che credo può essere utile. Dice, sai i piani di zona dove si costruiscono i quartieri anche popolari, esistono le zone che sono chiamate aree verdi. Le aree verdi, diciamo catastalmente, si chiamano aree verdi attrezzate, sono delle aree che servirebbero ai fini comuni, sarebbero anche giardini, che generalmente non riescono a essere gestiti come giardini e che non riescono a essere neanche riutilizzati a fini agricoli perché aree a verde attrezzato. Quindi, e questo nasce quando proprio nella gestione, nella nascita del piano regolatore. Allora anche qui capire formalmente come fare per poter riutilizzare delle zone già di uso pubblico o con finalità pubbliche legate a un'attività sociale utile e che è in grado di gestirle. Io credo che insomma questo sia un po' il progetto SIBADER è estremamente interessante perché significa rimettere in gioco opportunità, rimettere in gioco la partecipazione di cui credo che è evidente oggigiorno quanto abbiamo necessità. Io credo per riattivare la partecipazione è necessario avere dobbiamo avere degli esempi, dobbiamo avere dei posti, dei luoghi dove si può
vedere e vivere questa idea di economia diversa o di utilizzo dei beni in formula diversa. E credo anche nella questione della dimensionalità, cioè, e questo parlo al mondo della cooperazione, io penso che debbano nascere realtà dimensionate, non le realtà giganti. Noi dobbiamo fare uno sforzo perché le cooperative che nascono e che si impegnano a lavorare sui territori in qualche maniera si dimensionino economicamente, numericamente per quel tipo di territorio. Questo per evitare che passiamo da una scala di intervento territoriale a una scala che obbligatoriamente ci porta a dover fare percorsi più particolari. E poi l'ultima cosa, accettare delle sfide. Io lo dico perché noi, per esempio, tra l'altro, una delle sfide che ci piace di più che abbiamo affrontato è quella del mondo del vino. Cioè, noi abbiamo deciso di approcciare questo prodotto e questo mondo, che è un mondo molto blasonato, è un po', come dire, nell'agroalimentare la punta alta anche in termini di investimento, di economicità che c'è dietro questo mondo, e lo stiamo facendo con i nostri prodotti e cercando anche di raccontare con i nostri prodotti le nostre storie. Ho preso una bottiglia che si chiama Xenia, eccola, non so se la vedete, se si vede. Il titolo Xenia significa ospitalità per lo straniero. È una riserva. Abbiamo queste bottiglie, 2000 bottiglie, e ci sono due mani che si avvicinano. Questa etichetta è stata fatta dai ragazzi dello IED, l'Istituto Europeo Superiore Design, a cui abbiamo chiesto: dateci una immagine che possa raccontare questo nome, perché per noi ci rappresenta molto il termine dell'ospitalità. E i ragazzi hanno fatto un trittico. In realtà sono tre etichette dello stesso vino con queste mani che si avvicinano, l'hanno fatta storta perché hanno detto che insomma la cooperativa è una cooperativa sociale, le cose non le facciamo linearmente, le facciamo anche strane, quindi e in più avevamo immaginato che mettendole a mano comunque le avremmo fatte storte, quindi l'abbiamo progettata così, l'hanno progettata così. Ecco, vogliamo raccontare attraverso i prodotti, i buoni prodotti, le storie, le motivazioni e i messaggi, perché credo che dobbiamo trovare anche formule diverse per arrivare anche a un pubblico più ampio. Io mi fermo qui, avrei mille cose da aggiungere, ma è proprio tardi, e un saluto a tutti. Allora, grazie a tutti. Io rubo 5 minuti, ancora ai tanti partecipanti che ho visto numerosi, per ringraziare innanzitutto loro per questo interesse alle nostre attività, per ringraziare, non dopo, ma insomma contestualmente anche i relatori. Devo dire che il seminario è stato interessantissimo, io ho preso tantissimi appunti. E molti stimoli sono venuti. Certamente in questi brevi 3 minuti non posso raccontare tutto quello che ho appreso anche per rafforzare questo nostro intervento con il progetto, però ci tenevo a dire due o tre cose che, insomma, a mio giudizio rappresentano un valore aggiunto che ci avete dato con questa iniziativa. Innanzitutto, l'importanza di questo strumento e la cooperazione della cooperativa di comunità. Noi ci crediamo, con cooperative abbiamo mai da mesi sviluppato questo nostro rapporto e quindi riteniamo che questo sia uno strumento che possa essere utile nelle sue varie forme a realizzare in parte gli obiettivi del progetto, che ricordo sono quelli di nel sud creare opportunità anche di occupazione attraverso la valorizzazione delle terre. La mia personale è la mia è una, anche una personale adesione culturale alle linee, diciamo, che ispirano la cooperazione. Io mi sono riconosciuto moltissimo naturalmente nell'intervento che ha fatto Giovanni Teneggi, un intervento davvero importante. Noi ci sforziamo di, come dire, collocare gli interventi che facciamo dentro quel quadro, anche se vogliamo, ideale di valutarne l'impatto culturale, sociale, amministrativo, ambientale, socio-economico.
in una logica di sistema piuttosto che di singola amministrazione. Sono risuonate durante il seminario tante parole in cui noi ci riconosciamo, la logica di sistema, il territorio come sistema, il superamento della frammentazione nelle proprietà pubbliche ma anche private, con delle soluzioni che sono state date, anche diverse esperienze sono state raccontate. Per me personalmente anche un po' di emozione quando ho sentito parlare la cooperativa Capodarco, perché Capodarco è, io abito dalle parti, diciamo, di Capodarco, mi ci sono sposato, do questo elemento personale e devo dire che ogni volta che, come dire, mi capita di andare a visitare questa esperienza, ma anche le altre, diciamo, penso che insomma questa esperienza e la cooperazione dia una risposta a tante esigenze, a tanti bisogni umani, come ci veniva detto. E qua noi abbiamo un vincolo, francamente, perché come è noto il comma 11 dell'articolo 3 della legge 123 del 2017, come sapete, fa riferimento a giovani che chiedano l'accesso a terre pubbliche o private, che si inserite nella banca della terra e poi, diciamo, cita come possibili realtà, diciamo, associative d'impresa le società agricole disciplinate in un decreto legislativo del 2004 e le società artigiane. Quindi la cooperazione non è inserita fra l'elenco delle forme associative d'impresa in cui è possibile, come dire, fare questa attività di valorizzazione dentro lo schema della banca della terra. Però noi operiamo, ovviamente interpretiamo la norma, riteniamo che questa sia una norma che non tipicizzi le forme di impresa, insomma, quindi escludendo tutto il resto, quindi lascia dei margini di lavoro. Tuttavia, lavoriamo anche in un contesto di regioni che si sono dotate di legislazione regionale che invece in alcuni casi pare che abbiano un'apertura maggiore ad altre forme di imprese. Tuttavia, devo dire che l'attenzione per la cooperazione sociale, la cooperazione di comunità, naturalmente non ci distrae invece anche dalle altre forme di associazionismo imprenditoriale che possono essere utili per fare queste operazioni. Quindi noi riteniamo che ci debbano essere società agricole, società artigiani, singoli imprenditori se necessario, ma che ci siano anche le cooperative. L'altro punto che volevo sottolineare è che noi ci sforziamo di fare questo lavoro provando a stimolare il protagonismo degli attori pubblici, perché quello è importante, anche nei progetti di sviluppo complessivi. Perché noi riteniamo che non ha senso lavorare alla valorizzazione di singole particelle, di singoli beni, non ha senso. C'è bisogno di che ci sia un contesto. Giovanni Teneggi l'ha spiegato, è un contesto che secondo me vale al di là della forma di cooperazione, di comunità che poi uno sceglie. Comunque sia, qualora non, riteniamo che in parte questo contesto possa essere offerto anche da un protagonismo degli enti locali su questo tema, perché ci crediamo, ma non è un fatto di fede, è perché gli enti locali di fatto avrebbero, i comuni in particolare, avrebbero, diciamo, la cassetta degli attrezzi per operare a costruire le condizioni di contesto affinché si generino progetti utili per la comunità e nelle forme diverse e utilizzando anche il patrimonio, perché hanno la gestione dei servizi sociali, hanno il governo del territorio, hanno la gestione dei servizi ambientali, l'acqua e i rifiuti, e interloquiscono con altri soggetti pubblici che gestiscono sul territorio l'istruzione, la salute, i trasporti, eccetera. Quindi lo snodo della capacità amministrativa del soggetto pubblico, dell'attore pubblico di intervenire in questi processi per generare quegli elementi, diciamo, di contesto utili a sviluppare iniziative che abbiano anche un'attenzione al mercato, come ci è stato detto, è un elemento importantissimo. Mi piace notare che queste esperienze che sono state fatte di cooperative di comunità
come è stato raccontato, si applicano bene nel caso dell'Abruzzo in aree interne. Noi naturalmente sulle aree interne abbiamo un'attenzione particolare per molti motivi che per motivi di tempo, oggi per ragioni di tempo non posso spiegare, ma vi rinvio al seminario che faremo la prossima settimana con una focalizzazione sulle aree interne. Però è interessante osservare che ci sono esperienze molto importanti anche in aree urbane. Noi per questo abbiamo invitato gli amici di Capodarco, anche della cooperativa Coraggio, a raccontare la loro esperienza, perché anche nelle aree urbane c'è questa sfida, si è parlato di sfide. Direi conclusivamente, sono venuti fuori tantissime altre cose, tantissime altre cose vorrei dire, però forse l'ultimo pensiero lo dedicherei alle sfide, perché non possiamo non tener conto che noi stiamo lavorando e operando in un contesto difficile per il paese e per il mondo, quindi abbiamo di fronte delle sfide. Direi che abbiamo una sfida, delle sfide che riguardano l'emergenza rispetto a questa crisi sanitaria, abbiamo delle sfide che riguardano la resilienza, la resistenza, diciamo, affinché appunto il sistema non si accartocci e crolli. E poi avremo la sfida della ripartenza e del rilancio. Ecco, credo che rispetto a queste sfide il tema della terra, il tema della cooperazione, il tema del mutualismo, il tema di un modo nuovo di fare imprese, di approcciarsi al mercato, il tema dei servizi alle persone, all'attenzione, diciamo, ad alcuni asset fondamentali, la salute, l'istruzione ovviamente, ma anche, diciamo, la cura, il senso di appartenenza al territorio. Il tema ambientale, che è fondamentale, che forse adesso bisognerà vedere, ma si studierà in prospettiva, forse il tema ambientale è causa, in parte è causa anche, la crisi ambientale è causa anche di questa crisi sanitaria per effetto degli spillover che ci potrebbero essere stati che hanno generato appunto questo virus. Ecco, credo che tutte queste sfide, concentrate però, articolate secondo questo livello anche di, diciamo, questa modulazione, possano essere sfide che noi con questo progetto e con questo intervento e con questo approccio possiamo sicuramente affrontare. Io sono molto fiducioso, sono molto contento di questa iniziativa, ne faremo altre e penso che proveremo a ragionare anche nel futuro su come rispetto a questi tre livelli, diciamo, di intervento, emergenza, resilienza e ripartenza, il contributo che può dare l'attore pubblico mettendo a disposizione terre, in disponibilità e non in vendita. Deve cambiare anche la finanza pubblica, deve cambiare il contesto in cui un comune è costretto a vendere perché ha esigenze di bilancio e quindi vende per fare cassa. Se cambia questo contesto e anche grazie a questo progetto il comune valorizza in maniera sostenibile il patrimonio e la terra in particolare, è evidente che è un altro elemento, un altro contributo appunto che si può dare a queste sfide che dobbiamo fronteggiare. Quindi io concludo, vi ringrazio. Naturalmente questi materiali saranno pubblicati sul nostro sito. Il webinar si potrà rivedere in differita, diciamo, perché anche lì pubblicheremo sul sito e vi lascio, diciamo, al pranzo. Grazie a tutti.